Dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe farmela. Infatti, guardalo! Lo sapevo! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Dragon Ball Super su Roblox. Ci troviamo in questo nuovo fantastico episodio e sapete, in questo episodio finalmente ci trasformeremo in Super Saiyan 3 perché stiamo a livello, guardate che livello stiamo, a livello 149. Arrivando a livello 150 possiamo sbloccare finalmente il Super Saiyan 3. Il Super Saiyan 3, come ben sapete, si sblocca al 150 e costa 10.000 zeni. Dopo sapete che trasformazione c'è? C'è finalmente il Super Saiyan God che si sblocca al livello 270. Oh mio Dio. In questo momento ci troviamo su Namek perché qui le quest danno più soldi, più esperienza. Ma sapete perché danno più soldi e più esperienza? Perché ovviamente questo è un pianeta che si sblocca quando si arriva a livello 100. E nel precedente episodio abbiamo finalmente battuto Freezer. Abbiamo battuto Freezer! O Frieza, come dicono in giapponese. Fantastico. Adesso sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente fare un livello e comprarci il Super Saiyan 3. Però non dobbiamo fare semplicemente un livello, dobbiamo farci anche dei soldi perché non abbiamo 10.000 zeni, abbiamo 6.800 zeni. Ai ai ai. Ovviamente vorreste un nuovo fantastico episodio di Dragon Ball Super su Roblox domenica? Allora raggiungiamo i 4.000 mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e farò uscire un altro video di Dragon Ball Super su Roblox domenica. Lo sapete, ormai sta per finire la serie. Ho visto l'episodio 130 ed era veramente una gran figata. Mamma mia, Goku è stanco, quindi non sappiamo un po' chi batterà alla fine gira. Dobbiamo per forza guardare l'episodio 131. Ho visto anche il trailer del film di Dragon Ball che uscirà a fine anno, dove c'è Goku contro un Saiyan, il primo Super Saiyan God. Quindi non vedo l'ora di guardare anche il film, che sarà veramente una figata pazzesca. Ecco la quest che dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di battere dei namecciani cattivi. E guardate un po', ci danno 2000 zeni e ovviamente tantissima, tantissima esperienza. Fantastico. Allora, abbiamo utilizzato questa specie di calcio. Guardate, avete visto? È un calcio che aggancia il nemico e poi andargli addosso. Perfetto. Dobbiamo adesso cercare di battere 9 namecciani e poi finalmente possiamo ricevere tutti quei soldi e tutta questa esperienza, perché dobbiamo raggiungere il 150. Però dobbiamo fare anche abbastanza soldi per poi poter cercare di comprare il Super Saiyan 3, perché costa 10.000 zeni. Sono veramente tanti, tanti, tanti. Vai, vai, vai. Triplo calcio, triplo calcio. Sì, l'abbiamo spaccato. Mamma mia, questa mossa è potentissima. C'è il nostro iscritto Carlo, che è un Super Saiyan God che ci sta aiutando, quindi grazie mille amico mio. Dove è andato a finire? Oh mio Dio, vieni qua, vieni qui. Dobbiamo riempirlo di calci. Scusa Carlo, non l'ho fatto apposta. Oh mio Dio. Dai, questo namecciano, questi namecciani non sono così forti. Io sono un Super Saiyan 2 e sono fortissimo. Oh, ops, non sono più un Super Saiyan 2. Aiuto. No, mi è finita tutta l'aura. Pensaci tu Carlo, io devo ricaricarmi. Aiuto. Mamma mia, quando non sono Super Saiyan loro mi spaccano. Devo cercare di ricaricare l'aura e ritrasformarmi. Ce ne mancano semplicemente 2 e possiamo finalmente trasformarci in Super Saiyan 3. Non vedo l'ora, grazie a Carlo. Li sto battendo in 2 secondi. Vai, sì! Non attaccare il mio iscritto. Non ci provare nemmeno, un namecciano schifoso. E ora facciamo tipo l'attacco del meteorite. Vai, 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 sì, sì. È potentissimo, mamma mia. Questa mossa è fantastica, ho fatto bene a comprarla, perché usavo sempre le mosse che avevo sbloccato all'inizio e non vedevo l'ora di utilizzare delle nuove mosse che costano di più e che sono fantastiche. Tipo il mio iscritto che è Super Saiyan God sta utilizzando quella mossa della spada, che è veramente tanto tanto buona. Guardate, guardate, mi teletrasporto dal mio iscritto in 2 secondi. Mamma mia, che figata. Vai, 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 triplo calcio, triplo calcio. Sì, mamma mia, stiamo attenti. Dai, anche quello è morto. Sì, e finalmente ci siamo trasformati. Scusate, siamo arrivati finalmente a livello 150. Che bello. Visto che questa è una quest giornaliera, vediamo se questo namecciano ci dà di nuovo la missione di Freezer, perché la missione di Freezer è fantastica. Posso farla con gli altri Super Saiyan e poi posso fare tanti soldi, tanta esperienza. Basta che lo colpiamo un po' di volte. Infatti sì, ci facciamo 500.000 di esperienza se facciamo di nuovo la missione di Freezer. Ci dà anche 1000 zeni, proprio quelli che mi servono per poter comprare il Super Saiyan 3. Possiamo cominciare. Vai, aiutatemi amici miei. Dobbiamo cercare di battere Freezer per una seconda volta, per una terza volta. Sì, mamma mia, uccidetelo, uccidetelo, che ha distrutto il pianeta Vegeta. Ci dobbiamo rivendicare per la quinta volta. Sì, non ci posso credere quanto è forte. Mamma mia, guardate, vi faccio vedere adesso questa mossa fantastica. Tipo la uso e posso agganciare il nemico, avete visto? Però devo cercare di agganciare Freezer, è difficile. Dov'è Freezer? Eccolo. No, ho agganciato il mio iscritto, non ci posso credere. Aiutiamo Carlo, Carlo, ti aiuto io.
lancio freezer e lo distruggo. Mamma mia, che casino. Cosa faccio? L'attiro l'attenzione perché Carlo sta per morire. Carlo, ci penso io adesso. Anche se sono feritissimo pure io. No, Carlo, no. Ha ucciso Carlo Freezer. Come hai usato? Non puoi ucciderci tutti. E invece ci sta uccidendo tutti. Non ci posso credere. È fortissimo Freezer. È quasi morto. Vai, attacco meteora. Sì, via, spostatevi. Devo cercare di ucciderlo. Io non mi sono neanche trasformato in Super Saiyan 2. Sono Super Saiyan. Aiuto, aiutatemi. No, via, scappo via. Ho fatto il teletrasporto verso quel mio amico. Sì, e abbiamo completato questa quest. Sono salito anche di livello. Avete visto come sono scappato in 2 secondi? Mi sono teletrasportato dal più vicino guerriero che c'era per evitare il colpo di grazia di Freezer. Mamma mia, per un attimo e sarei morto. 150, 10.000 zeni, ce li ho. E boom, l'abbiamo comprato. Non ci posso credere. Ah, sì. Ed ecco qua il Super Saiyan 3. Mamma mia, guardate che capelli. Fantastico, wow. Sì, finalmente ho raggiunto il Super Saiyan 3. Guardate quanto sono forte. Oddio, ora sono anche più veloce secondo me. E sono anche molto molto più potente. Siamo nel torneo di arti marziali. Che figata, siamo contro Gesualdo. Gesualdo, che cos'è che sta facendo? Ok, si sta trasformando. Oh, si è trasformato in Kaioken. Fantastico. Ok, cerchiamo di batterci contro Gesualdo. Avete visto che ora sono molto più veloce a dare pugni e calci perché ho potenziato la speed. Siamo in questo torneo di arti marziali perché sto facendo la quest di Vegeta e voglio cercare di farmi 10.000 zeni. Sapete perché faccio 10.000 zeni? Perché voglio ovviamente comprare una mossa da Whis. Finalmente compreremo una mossa speciale da Whis. Che quelle mosse lì di solito sono veramente fortissime. E voglio vedere se riesco a trovare qualcosa di fantastico. Non vedo l'ora. Questo qua adesso sta facendo un po' troppe cose stupide. Avete visto? Mi sta facendo arrabbiare. Allora usiamo questa bomba qui che lo segue. Così riceve un po' di danni. Guardatelo, guardatelo. Lo stava seguendo. Vai, ora ci trasformiamo in Super Saiyan 3. Sì! E ora non puoi farci più niente. Aspetta, ritiriamo questa e poi gli tiriamo una bella Kamehameha. Fantastico, guarda lì quanti danni gli avremo fatto, tantissimi secondo me. Guardalo, che sta facendo? Si sta trasformando. Che cosa fa? Sta ricaricando l'aura. Ora lo finiamo con una bella Kamehameha. No, anzi, aspettiamo, guardate che cosa faccio. Gli faccio una bella sorpresa. Gli faccio il teletrasporto, prima mi ricarico e poi vado dietro di lui. Sarebbe una figata pazzesca. Anche lui sta ricaricando l'aura perché a quanto pare vuole farmi una mossa e dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe farmela. Infatti, guardalo! Lo sapevo! Mi ha fatto il Big Bang Attack, però io mi sono teletrasportato dietro di lui. Il mio obiettivo iniziale, sapete un po' qual era? All'inizio io pensavo di fare la serie di Dragon Ball Super su Roblox finché non finiva Dragon Ball Super. Ormai Dragon Ball Super sta per finire, quindi mi sono detto: che cosa facciamo? Continuiamo questa serie o la stoppiamo quando finisce Dragon Ball Super? Però non posso stopparla perché mancano così tante trasformazioni da sbloccare, tanti prestigi. Perché ora che ho scoperto che c'è il prestigio fino al livello 10, cioè tipo ci sono 10 prestigi da quel che ho capito, e ci sono trasformazioni come il Super Saiyan leggendario e tipo il Super Saiyan Rosé. A questo punto non posso finire adesso la serie perché mi serve molto più tempo. Quindi ditemi nei commenti se vorreste continuare a guardare questa serie o vorreste che la interrompessi quando finisce Dragon Ball Super domenica, perché non so proprio che cosa fare. Dobbiamo ancora evolverci in tante trasformazioni fantastiche. Guarda qua questo piccolino, non so proprio che cosa fare. Scusami, ti ho fatto perdere tempo, stavo parlando, stavo cercando di spiegare ai miei iscritti che cosa poter fare. Ci trasformiamo in Super Saiyan 3, guarda, questo piccolino poverino non può fare niente contro di me perché sono molto più forte di lui. Infatti lui sta semplicemente a livello 70. Ok, ci siamo trasformati solo in Super Saiyan 2? Cosa? Noi eravamo in Super Saiyan 1? Non ci posso credere, stavo combattendo in Super Saiyan 1 e non me ne ero manco accorto. Guarda. Mamma mia, piccolino, non se l'aspettavo, guarda che faccia. Ma siamo contro un dio della distruzione, guardate lì. Aiuto, c'ha anche gli stessi vestiti. Aiuto, trasformiamoci. No, prima Kamehameha. Sì, vai. Sì, fantastico, abbiamo fatto una Kamehameha contro una Kamehameha. Vediamo chi vince. Vinco io ovviamente. Vince il Saiyan prescelto. Guardalo, veramente? Non ci credo. Dovevamo aspettare che la tirasse, però mi sono divertito troppo. Mi diverto troppo a teletrasportarmi, avete visto? Queste nuove mosse che ho sbloccato sono fantastiche. Mamma mia, mi divertono tantissimo. Questo qui non riesce a fare proprio niente. Vai, calcio. E adesso cerchiamo di usare il triplo calcio. No, peccato. Questo qua sta continuando a spammare le Kamehameha. Guardatelo, spamma le Kamehameha. Tu sei un dio della distruzione, è finto. Perché nessuno, non si comportano così, dio della distruzione. Allora facciamo un
Galikan, Galikan. Ok, però non l'abbiamo beccato perché stava ancora con la sua Kamehameha. Guarda qua, vuole uccidermi semplicemente con la Kamehameha. Se gli facessi la mia Kamehameha morirebbe, sapete? Guarda qua, sì. E adesso la carichiamo al massimo. Guarda qui, la Kamehameha Super Saiyan 3. Questa volta ha vinto lui perché lui l'aveva caricata molto molto di più. Sapete adesso che cosa faccio? Mi teletrasporto dietro di lui. Mi piace veramente tantissimo questa mossa. È perfetta per trollare. Guardate un qua, guardate qui. Fantastico, non se l'aspettavo. Guardate che faccia, guardate che faccia. Spaventatissimo, non sapeva che cosa fare. Carichiamo la Kamehameha al massimo e lo distruggiamo. Guardatelo. Abbiamo completato il torneo di arti marziali. Adesso possiamo andare da Whis, perché Whis vi offre una mossa speciale, casuale, che è potentissima per 10.000 zeni. Perfetto, Whis dovrebbe essere qui da qualche parte. Allora, qua c'è il vecchio Kai, che lui ti dà 100.000 esperienza, ma a me non mi serve più l'esperienza. E poi da questa parte, in questa stessa città, dovrebbe esserci Whis. Forse qui dentro, vediamo. No, questo qui è Mr. Satan. Non voglio niente da Mr. Satan, perché ti offre tipo dei Robux se vai da lui. Allora, dove sarà Whis? Ecco, da questa parte forse. Sì, eccolo qui. Guardate qua, questo è Whis. E lui, se gli offrite 10.000 zeni, lui ti regala una mossa speciale. Non vedo l'ora, fantastico. Sì, speriamo che sia la Super Kamehameha. Super Kamehameha, cosa? Abbiamo sbloccato il Blue Blaster? Blue Blaster? Sì. Abbiamo sbloccato il Blue Blaster. Che cos'è? Non ci posso credere, non so che cos'è. Vediamo, vediamo. Mettiamo la posta del Big Bang Attack, che è buggata, e proviamo questo Blue Blaster. Oh, deve essere la Kamehameha che usa Buu. Fantastico, Majin Buu, perfetto. Facciamo il Buu Buster. Buu Blaster! Fantastica! La mossa sembra essere molto molto bella. Avete visto? Fa un suono fantastico all'inizio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Domenica forse facciamo un altro fantastico video di Dragon Ball Super su Roblox. Abbiamo finalmente sbloccato il Super Saiyan 3 ed è veramente potentissimo. Però sapete, ci mancano tante trasformazioni, come il Super Saiyan God, il Super Saiyan Blue, Ultra Istinto, Super Saiyan Rosé, Super Saiyan Leggendario. Ce ne sono tantissime ancora da sbloccare. Raggiungiamo i 4.000 mi piace per un prossimo episodio. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!